Anche Arezzo si tinge di blu per la giornata mondiale del diabete. Il 14 novembre si celebra infatti in tutto il mondo la giornata mondiale del diabete, istituita nel 1991 per sensibilizzare ed informare l'opinione pubblica sul diabete e sulla prevenzione e gestione. In Toscana le persone con diabete sono 250.000, ad Arezzo 22.300. Quello che purtroppo l'International Diabetes Federation, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, continuano a sostenere, ad allarmare la popolazione è che questo numero è destinato veramente ad aumentare vertiginosamente nei prossimi 20 anni se non prendiamo dei provvedimenti in termini di miglioramento degli stili di vita, miglioramento dell'alimentazione, aumento regolare dell'attività fisica, cessazione dell'abitudine al fumo e soprattutto quello che è il tema della giornata mondiale del diabete nel 2022, ossia il miglioramento dell'accesso alle cure. Quest'anno particolare attenzione è stata riservata al diabete mellito di tipo 1 che solitamente insorge nell'infanzia e nell'adolescenza ma può manifestarsi anche negli adulti. In piazza San Michele così si è parlato di diabete giovanile. La vita col diabete è una vita d'attenzioni, non di limitazioni, quindi va presa il più bene possibile. Magari all'inizio può sembrare una cosa più grande di sé, però è come tenere un palloncino in aria. Tante le iniziative anche in provincia, anche Cortona, grazie all'impegno di numerose associazioni con il patrocinio del Comune, dell'ASL e grazie alla sinergia di altri enti ed associazioni, ha celebrato la giornata mondiale del diabete. Collaborando con altre associazioni abbiamo più riscontro verso tutta la popolazione che purtroppo è sempre più in aumento con questa malattia, diciamo. Il terzo settore, cioè le associazioni, sono fondamentali per un territorio. Cortona ha il vanto di averne tante e che funzionano anche molto bene, quindi sono un supporto anche a noi amministratori. Quindi oggi diciamo che questo giorno, possiamo dire, di festa, questo incontro con tutti gli iscritti all'associazione, ma non solo, è un rafforzamento di quello che sto dicendo e quindi il Comune guarda con attenzione e sarà sempre a fianco di chi lavora per l'ambito non solamente sanitario ma chi lavora per dare e supportare anche in ambito sociale tutte le persone che hanno bisogno. Il titolo dell'appuntamento è stato Stili di vita nella prevenzione e nella cura del diabete. Ora abbiamo una grande sfida perché tra qualche settimana entrerà nel vivo la costruzione nel nuovo modello di assistenza territoriale derivante dal PNRR, derivante dal cosiddetto DM77 e sappiamo che uno dei cardini, uno degli obiettivi fondamentali che i nuovi modelli di assistenza territoriale si prefiggono è proprio quello della presa in carico, presa in cura delle persone che hanno patologie croniche, no? E il diabete è una di queste, che è diffusissima, insomma, e quindi come dire, anche la definizione del nuovo modello di assistenza territoriale dovrà tener conto delle patologie croniche più diffuse, di una capacità di costruire una presa in carico continuativa, integrata, diciamo, che veda al centro la persona, e su questo lavoreremo nelle prossime settimane anche con momenti di confronto con tutti gli stakeholder del sistema, compreso le associazioni.